Sindaco, sa benissimo che in questi giorni si è aperto un grandissimo dibattito sul discorso dell'ampliamento della discarica, così come richiesto dal gestore della Regione Toscana. Ovviamente Terranova è favorevole a questo ampliamento. Vuole approfittare di questo momento per spiegare perché la posizione di Terranova è diversa da quella degli altri comuni del Val d'Arno. Allora, noi riteniamo che ci siano due importanti situazioni, che sono quelle in particolar modo della conferenza dei servizi, ma anche l'opportunità offerta alla Regione dell'inchiesta pubblica per approfondire tutti gli aspetti inerenti al progetto di ampliamento presentato da CSI. In quella sede interverranno l'ASL, ARPAT, la Regione stessa, tutti i soggetti qualificati a valutare. Quindi noi abbiamo fiducia in quello che sarà il riscontro di quel tavolo, che ha tutti gli elementi per poter valutare in un modo o in un altro la fondatezza del progetto, ma soprattutto da un punto di vista tecnico-scientifico, quelli che sono i parametri del progetto e la loro rispondenza ai requisiti stringenti che vengono posti ovviamente da tutti gli organismi di controllo. Quindi più che altro noi riserviamo fiducia su quel tavolo, perché qualunque sia la risposta sarà data da, quindi o negativa o positiva, sarà data da soggetti qualificati, e quello è un elemento di sicurezza per tutti. Voi farete riferimento a questi risultati, non è che appoggiate indistintamente l'ampliamento? No, ad oggi c'è necessità di impiantistica per soddisfare i bisogni del nostro territorio e della provincia d'Arezzo, perché la provincia d'Arezzo, insomma, nel corso del tempo ha sempre avuto opportunità di smaltire i propri rifiuti, e anzi a volte è andata anche in soccorso a quello che era il Val d'Arno Fiorentino, la Val di Sieve, la città metropolitana di Firenze. Oggi invece la situazione è profondamente cambiata, perché è in iter l'autorizzazione e la realizzazione dell'ampliamento del termovalorizzatore di San Zeno, che quando verrà realizzato chiuderà, quindi non potrà accogliere alcun rifiuto. Podere Rota sostanzialmente si sta esaurendo, quindi la provincia d'Arezzo è in sofferenza da un punto di vista impiantistico, ed essere in sofferenza da un punto di vista impiantistico determina spesso e volentieri il dover ricorrere ad altre situazioni distanti territorialmente, che comportano anche un aumento dei costi per i cittadini e per le aziende. Quindi secondo noi è una situazione da valutare. Poi noi ci rimettiamo senz'altro a quelle che sono le risposte della conferenza dei servizi, che ha pieno titolo a decidere e che valuterà. È evidente anche per il Comune di Terranova, se ci sono i requisiti di sicurezza per tutti è un progetto che può andare avanti. Se non ci sono i requisiti di sicurezza per tutti, e questo però, ripeto, è nelle mani della Regione, dei soggetti competenti, di ASL e di ARPAT, l'esito sarà diverso. Ecco, però noi nutriamo fiducia in quello che è il percorso, qualunque sia la sua risposta. Sappiamo che ci sono soggetti qualificati e lo valuteranno in maniera approfondita. E come valuta tutti i sindaci del Val d'Arno che si sono uniti per protestare contro questa iniziativa? Allora, nel senso, ciascuna posizione è legittima, è un tema molto complesso quello dei rifiuti, e quindi ci sarà modo di affrontarlo, e va affrontato in tutte le sue sfaccettature, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di tariffe e di costi, di tanti tipi di situazioni, perché anche portare i rifiuti molto lontano in termini ambientali ovviamente ha un impatto. Quindi neanche noi riteniamo di avere la verità in tasca. C'è ovviamente una procedura che dà modo di sentire e di ascoltare tutti, e quella è la sede idonea dove dibatterla. Sinceramente rimane difficile in 2 o 3 minuti affrontare degli aspetti che sono veramente estremamente complessi. Ci sono le sedi opportune e noi in quelle sedi ovviamente illustreremo quella che è la nostra posizione, e ascolteremo con attenzione tutti i pareri. Ripeto, poi il procedimento è in testa alla Regione Toscana e ai soggetti coinvolti, quindi non è il Comune di Terranova Bracciolini che decide, per capirsi, e noi ci rimettiamo a quelle decisioni. La Regione darà comunque un aspetto solo tecnico e non politico su questa vicenda. La Regione interviene con la valutazione di impatto ambientale e con la valutazione ambientale strategica, e sono due procedimenti fondamentali per valutare da un punto di vista ambientale tutti gli aspetti che riguardano il progetto di ampliamento, e quello credo sia uno degli elementi assolutamente dirimenti, perché questo è il percorso di fatto che prevede la legge.